Due notizie, una brutta e una bruttissima. M'hanno claimato due video per la sigla di Game of Thrones. E uno me l'hanno pure buttato giù, quello del Night King. Per le sigle dove canto io sopra, c'è la voce mia, è una parodia. Mica è tutta la sigla caricata liscia. Così sono 15 secondi dove canto sopra, in 40 minuti di video. Non mi puoi trattare come un ricaricatore folle di roba. Vabbè, ma oggi non l'avrei cantata comunque, per il fatto bruttissimo che è successo in sta puntata. E te sai qual è? E comunque la prossima puntata è proprio l'ultima della serie, quindi la canto uguale a sigla. Non me ne frega proprio un cazzo, barboni del copyright, inviatevi qui spicci. Basta che non mi buttate giù 40 minuti di video per 15 secondi di sigla, soggetti maledetti. Vabbè, dai, sigla. Fine. Negli episodi quelli di prima. Sì, vabbè, tutti personaggi inutili. Perché sceneggiatori metacani è dovuto succedere? Potevate far morire quell'altro e basta. Vabbè, la quinta puntata dell'ottava stagione del trono. Il trono ci si sedeva sempre. Basta, mi va bene. Su, su. Del muori. No, muori, no. In homage start debuta. Si appropinque, esordisce con le citazioni proprio alla prima stagione. Varys come Ned che scrive le letterine Truhair. E quindi spedirà sti pizzini un po' a tutti. Per avvertire le genti, arriva un uccelletto che lo informa che Daenerys non magna. Come i draghi sua, ti ricordi? Ma infatti qua cosa che diceva che i draghi non mangiano? È morta così? Tanto per farti capire che magari sono più debolini per questo, non è riuscito. Non pare proprio che siano più deboli. Poi vedi? Vabbè, Daenerys non sta messa tanto Avvertono anche Jon e Varys che non si fida dei Targaryen. Quando nasce un Targaryen, agli dèi cascano gli spicci. Com'era? Lanciano una moneta. Se esce per così, allora ok. Se esce per cosà, insomma, non si fida. E quindi punta su Jon, che è un Targaryen pure lui. Non ha senso, Varys. Per lui non vale la monetina? Vale solo quando te pare? No, ma lui è bravo, te lo dico io. Ma quell'altra sono 7 stagioni che dimostra di essere brava, porca puttana Shay. No, no, piatalo tu il trono. Non lo voglio il trono. Fosse per me sarei ancora uno dei guardiani. Avete veramente rotto i coglioni, eh? C'è gente disoccupata che non riesce a trovare mezzo lavoro da lavapiatti. E poi c'è Jon, che gli offrono i posti da super manager del regno. Non lo voglio! Lei è la mia regina. Ma che è una frase che si dicono i quindicenni? Sei la mia regina. No, lei è la regina, c'ha i titoli. E non voglio sette storie. Tyrion va a trovare la Khalees Brinks, che gli ha nominato off screen. E nessuno ci ha detto niente. No, ha pianto, pora stellina. Dopo Jora, Missandera, Egal. Sta rimanendo sempre più sola. Te devo dire una cosa. Mi hanno tradito. Vedo che già la sai, Jon Snow. E invece non sai un cazzo. L'avevo detto io che è colpa di Jon. Tradimento. No, Varys ti ha tradito. Ma se gliel'hai detto tu? Sì, ma lui c'ha più colpe. No, c'ha più colpe Jon. Gli avevo detto di farseli cazzi sua, ma lui mica te l'aveva promesso. Ma non vuol dire un cazzo. Gli ha detto non dirlo. Fine. Lei è la regina. Te l'avevo detto che glielo dovevi ordinare. E a te chi te l'ha detto? Sansa. Ma quanti lo sanno? E perché te l'ha detto? Perché io so bravo a non tenerte in cecio in bocca. T'ha super manipolato. Gioco del muori intensive, Fritz. Ma non eri bravo pure te al gioco del muori? Ma cosa sei diventato? Ma chi sei tu? Uno che vuole un mondo bello come te e come Varys, anche se ti ha tradito. Ma poi io non ho capito, ma che ha fatto Varys? Per i pizzini? Ma che ne sai che sta a fare i pizzini? Li sta a fare tipo adesso? Perché ha parlato male delle alle spalle? Ma ho capito, ma non è che ha fatto un cazzo, perché mica ha cospirato. Che è cospirato questo? Mica ha pianificato un colpo di stato come una volta che se facevano coi soldati, no? Ti ricordi? Di Ned, o comunque cercato di ammazzare Daenerys. Che cospirà? Dire a Jon che per me dovresti essere re. Oppure so vere quelle storie che ho sentito, non ci sono arrivato io non frebuto, che ha provato ad avvelenare Daenerys. Dicono che te lo fanno capire dalla scena di prima. Perché gli ha dato da mangiare, ci riproveremo. Capito? Eppure per questo lei non magna, perché sospetta. Ma basta chiamare un assaggiatore, fine del piano de Varys. Cioè, tanto gli immacolati vivono per crepà, sono stati educati così. Boh, ma se non fosse vero, se basta parlare male, senza la devi dragra sfrizzare se torti 10.000 volte. Comunque, Varys arrestato. Se leva l'anelli perché sa che dovrà morire. Se no se sciorgono è un peccato. Ma che Donny Brasco. È portato al patibolo. Ambulanza, un grande ritorno. Ecco, gli devo dare gran voce. Ci doveva morire Varys. Famola passare.
Dice no, Tyrion gli dà l'ultimo saluto. Sono stato io! Scus! Fa niente! Ma come fa niente? Spero di sbagliarmi, Spero che non abbiano devastato il personaggio di Daenerys in sta maniera. Però, tocca a Daenerys. Gli Immacolati si levano subito. Ok, moriamo, mai avvelenati a sto punto. Lord Varys, Dracarys, Farime c'è. Drogon però non lo Dragras frizza subito. Solo guarda un attimo. Bella scena. Perché fossi là mi cagherei sotto. Te fanno capire come deve essere. E poi Dragras frizz. E Varys muore. Cioè Varys, crepato per complottino da terza elementare. Due pizzini ha detto a due persone due strozzate. Se faccio ca, fine. Varys sta stagione il nulla cosmico. Trova le sette, numero magico. Piccole differenze. Tutti si guardano male Daenerys. Ma nessuno gli dice un cazzo. A caga sotto. C'è qualcosa da dire? Assolutamente no. E allora occhi bassi, sguardo muto. Momento Memories Miss Andrea. Tutte M Eminem. Verme grigio ancora più grigio in faccia. E Daenerys gli passa il collarino. Oh, era il cagnolino di casa. Ma chi ci crede che vi siete tenuti quel coso? Dai. Tu che sei contro la schiavitù, tutte ste cose. Che gli tiravi nelle città? Cioè, questo è cicciato fuori solo per la scena swag de daglie foco, se. E Daenerys allora rosica. Ma come l'avevo tenuto fino a mo? Basta, oggi traga sfrizzo tutti. Arriva Jon a salvarlo. E lui de risposta gli imbruttisce proprio. Va, e Jon abbozza. Te l'avevo detto di non dirla a nessuno! Lo vedi? Ma a te non te traga sfrizzo. È colpa di tua cugina, sorella. Ah no, scusa. E a lei la traga sfrizzi? No. Perché? Anzi no, lasciamo perdere, va bene così. Per ora, infatti. Questa è una vittoria per lei. Ora diranno che sono cattiva. Ma non ne vedo il motivo, guarda. Qua mi odiano tutti. Anche se ho salvato te al nord e poi a Winterfell, ho dato fuoco a tutte cose, a tutti non morti. Mi hanno amato per sette stagioni tutti. Miscia miscia. E mo no. Che senso ha? Nessuno rega. Oh, non si capisce. Per sette stagioni A uguale B. Ve salvo, quindi me volete. Beh, mo A uguale vaffanculo muori. Ma io ti amo e sei la mia regina. E allora te bacio. No, che schifo. Allora state zitto. Io te amo! E poi così! E Daenerys si incazza ancora di più! E te credo! Guarda se devo cominciare a ti fa paga Lesbrix, La trattano proprio a merda! Gli complottano contro! Questa sono due stagioni che gli serva sto cazzo di continente da merda! Ma poi devi rimanere esso se vive serena, sore! Mo la piano pure per culo, come John mo! E la cattiva è lei? È lei? Non fare la cattiva! Ah! Non dare fuoco alla città. Ci sono i civili, innocentini, piccoli angeli. A Merin si sono ribellati contro i padroni. Ma c'hanno niente da perdere. Questi c'hanno il reddito di cittadella, la casa dei propri Stark. Un po' di cose ce l'hanno. Sono ostaggi. Vabbè. E poi non sono ostaggi. Sono danni collaterali. Oh, Daenerys che cambia così. Tu mi puoi dire quello che cazzo te pare, sta impazzì. Ma non è che è impazzì, non ha senso. Questo non è impazzì, questo è rosicà. Ma piazzala con la gente sbagliata perché fa comodo alla trama. Ma non eri compassionevole, amar prossimo tuo. Esatto, il prossimo, le prossime generazioni. Ma se ammazzi tutti, chi le fa le prossime generazioni? Vabbè. Io non capisco. Il discorso tipo, se devo dar fuoco a qualche paesano per conquistare la città, ce può pure sta. Ma no che distruggo la città. Perché? Tanto per... Sì. Almeno se si arrendono sospendete l'attacco. Se sentite delle campane suonare, avrete vinto. Quindi stop, ok? Ok? Ok, vabbè. Yeah! Già mi vedo il trappolone di Cesira con ste campane. Lei le fa suonare, poi è vero un cazzo e tra... Però si fermeranno. Ha incrociato le dita, t'ho visto. Ma mi stavi dicendo di averlo detto tu a Varys il segreto di Jon. Ok, ok, me ne vado. Va nelle celle, va. E cala, ma restano pure a me. Che c'è una sorpresa per te. Ah, tranquillo. Se mi deludi un'altra volta, mica t'arresto. Ah, t'ammazzo direttamente. Era mica una milaccia velata. Velata. Cambio scena. Tutti gli eserciti si sono riuniti e Tyrion chiede un favore a Davos, che non voleva più far contrabbandiere. Ci ha pure perso le dita, aveva giurato. Sta solo a contrabbandare. Arya e il mastino arrivano ad approdo, ma vengono fermati da un posto del blocco del nord. Chi siete? Arya e il mastino. Cosa portate? La morte. Sì, ma quanti siete? Uno, perché io so nessuno. Un fiorino. Valar Morghulis. E questi passano così, con le battutine, forzano i posti del blocco. Vado a parlare col mio capitano. Bravo, va pure a fanculo, va. E via.
via! Non li ferma nessuno! Oh! Gente si è dovuta sposare per passata delle parti! In teoria si è dovuta sposare. Tyrion va a vedere il sorpresone. Ma prima, sotto trama comica, Numa Numa ye! Negon! Che hai detto? Tyrion! Tyrion di Danupsi! Parla come magni, anzi bevi. Mi hanno detto che c'è un sorpresone per me. Vie, il sorpresone è... Jamie! Ah! L'hanno catturato! Ma porca... Off screen! Ma andate a fanculo tutti! Ma che cazzo va? Ma ci voglio crede! E Tyrion fa cattata! Queste sono più citazioni. Questi hanno copiato frasi e avvenimenti delle stagioni precedenti e l'hanno sparsi in questa stagione. Non hanno scritto un cazzo. Mo è lui che libera Jamie. Cut intensi, Fritz. Vai e convinci Cesira a desistere. Se, vabbè, succederà. Ma allora sei deficiente veramente, eh? Se siamo sempre sbagliati su di te. No, no, ma adesso ha un motivo per vivere. Il suo pampino. Ma guarda che potrebbe vincere, eh? Verrete distrutti tutti, regà. Il vostro esercito è distrutto? A quanto pare no. È pieno così di gente. Gli Immacolati si sdoppiano. Sei un Uchi, ma si riproducono posmosi a quanto pare. I Dothraki pure, un sa quanti. Due draghi su tre sono morti, quelli scrausetti. Drogon e TRS a quanto pare. Poi vedi, e la flotta de ferro. Saluta pure la flotta de ferro. C'hanno i balestroni. La città cadrà domani, ma che ne sai? Perché sono tutti così sicuri? Cazzo, pure io pensavo che Cesira poteva vincere, eh. Sono pieni di balestre così. Drogon lo sbragano subito. Quell'altro quattro barchette. Dammi retta, scappate. C'è una convenientissima via di fuga. Quella che uso Arya un sacco di tempo fa mi viene da pensare, tra l'altro. Lì sotto dove stanno i teschi di drago, ti ricordi? Ci sarà una barca ad aspettarvi. Che sia questo il favore che ha chiesto a Davos? Lasciai la barca? Ma che ne so, guarda. Fallo, please! Ok. Mi raccomando, suonate le campane. Sì. E metti a posto camera tua. Va bene. E poi dai, de. Io TVB. No, ma io TV più B. Sei l'unico che mi ha trattato bene. Ma era vera fine che sei Targaryen. Ma che cazzo ne so, non lo spiegheranno mai. Ah, bella scena. Tyrion Jamie, dai, bell'addio. Primo piano della campana di approdo. Con dietro la flotta de ferro e i balestroni grossi così 8 plus XS. Occhio all'orizzonte. C'è pieno per culo questi. Occhio all'orizzonte, eh. Ricorda, tutti in bocca ad approdo, compresi Jamie il mastino ed Aria. E la compagnia dorata si schiera fuori dalle mura. Sarò stronzo io, ma sei in assedio, perché vanno de fuori? Vabbè, Tyrion sempre con sta storia. Ring the bells, ring the bells. Se fermate, ok. Ah, ste cazzo de campane, ma che vuoi risvegliare i lord? E levella e vai! Pia le anime! Tanto guardi i cadaveri! Guarda quante anime dei soldati ignotissimi, cazzo! Per 120 capo! Basta! E Cesira, sempre in finestra. Pure Cesira, come Varys, sta stagione, ha parlato dei elefanti e stop. Tutti cercano di imboccare la Fortezza Rossa. Ed eccolo, il dramma di questa famiglia. La vera tragedia di tutte le stagioni di Game of Thrones. Pure gli eunuchi se grattano le palle quando passano questi. Sono loro, madre coregazzina. Si chiamano così, eh? Sono un'entità unica che si chiama madre coregazzina. Potrai fare del male a qualcuno nella vita, ma mai come Arya farà a sta famiglia. Vergogna numero uno! Complimentissimi al mastino e Arya che si sono fregati il posto di madre coregazzina. Le spostano proprio malamente e gli fregano proprio i loro due posti. Loro sono due e sono due che rimangono fuori, guarda. Eppure Jamie rimane fuori, mentre sventola la sua mano d'oro e nessuno gli ha ancora fregata. La vera cosa incomprensibile di sta serie. Noi draghi! E dagli le viette secondarie. Torniamo dalla flotta di ferro, che fissa l'orizzonte. Hanno detto loro, eh? Guarda orizzonte, arriva Daenerys e nessuno se ne accorge. Ma ragazzi, ma che cazzo vede? E io pensavo, mo c'è crepa. L'altra volta in quattro hanno ucciso Rhaegal. Mo circondatissima. Questi c'hanno una mira della Madonna. Uno lo pierà. Sì, ma ve dovete mettere d'accordo da solo. Adesso la balestrina sembra l'arma più scema del mondo. Come pensavamo pure noi. L'altra volta un mitra. E mo sono 9.747.000 balestre. Niente, 30 secondi, fine della flotta di ferro. Mentre dall'altra parte però, la compagnia dorata esplode. Perché arriva sempre Daenerys. Fa sempre tutto Daenerys. Ma che cazzo, ma nessuno l'ha visto. Nessuno ha sentito un urlo. E poi no, il cavallino. Fine della compagnia dorata.
No, ma figurone, cazzo, eh. Complimentoni, soldi ben spesi. Ci avevo pure sprecato scene per sta gente. 20.000 uomini, puff, spariti tutti. E Strickland si rivela una sottotravina comica. Pensaci dei verme grigio. Arti 30 secondi, Approdo conquistata. Induscene, è finita la guerra per Approdo e flotta distrutta. Ma dimmi te se è una cosa seria. Drogon, Sas, Barbecue e Giangiro e Cesira sempre lì a fissarli. Qyburn arriva per avvertire la regina divina che la battaglia manco iniziata già è finita. Ci serve solo un critico messo bene. I balestroni sono andati, maestà. Ma Euron con la flotta de ferro. La flotta de ferro è andata, maestà. Si è svampato, signor purtroppo. Quindi andiamo pure noi. No, va tutto bene. La Fortezza Rossa è il posto più sicuro che c'è. Cesira vuole affondare con la propria nave città. Che statista, ma non statista Stark. I personaggi principali e questo marciano dentro a Prodo. La marcia su Prodo sta succedendo veramente. Guardali super coattissimi. Damn, it feels good to be a gangster. E questo muore così, a caso. Non si accorge di uno che gli è arrivato accanto. Bam, morto. Mi sono pisciato sotto. E attenzione, c'è traffico. Arrivano pure dall'altra corsia. Eserciti a confronto. E se fissano, ovvio. Drogon atterra in città ed è subito Skyrim. Dagli con le frecce. Ma l'esercito Lannister non è che gli va tanto di combatte. E si arrendono. Ma che stiamo aspettando la campana? Che ci frega. Suonatela, suonate la campana. Tutti che urlano suonate la campana. Quindi non è che era un piano di Tyrion. È una procedura standard. Allora non è che ce deve andare a Jaime. E infatti non ce va. Ma la che cazzo si è saputo Tyrion? Che ha detto a Jaime: suonate le campane. E Tyrion sta di solo suonate le campane. O sanno pure loro. Tutti in città o sanno. Ma poi c'è manco bisogno di suonarle. Se sono resi tutti. Pure Cesira ausente. Pure Daenerys. No, bisogna sbrigare la formalità. E sbrighiamo sta formalità. Suoneranno sicuro. Però prima attenzione. Un po' di tensione. Beh, per forza. Daenerys, c'è una faccia. Se ne strafrega delle campane quotato una cifra 1. Però le suonano. E Mont Blanc è contento. E vabbè, è finita così. Hai vinto Calesbrinks. Finalmente. Dopo tutte ste stagioni. Il trono è tuo. Qua faccia troppe campane. Ma che il flashback delle. Dai dai, mo catturi Cesira e gli farei quello che te pare. Anche se no, porella. Ma tutto a posto, ok? Finita bene. Salvatrice tesores. E sti cazzi. Daenerys riparte. Oh, ma la Calesbrinks c'ha pure ragione, eh. Ma non è cattiveria. Ma se sarà pure rotte le uova una certa. Se vorrà vendicare Cesira dopo l'ultima puntata che gli ha saccagnato Miss Andrea. Regal. E io pensavo, mo va a Fortezza Rossa, no? La sbraga. E il discorso di prima, se muore qualche paesano di sotto, pace. Però se sono le vendicare ce può sta. E poi sotto la fortezza c'è l'alto fuoco. Esplode tutto, pure lei e Drogon. Fine. No. Ma comunque c'è sta che rosichi. Si mette a dar fuoco ai poraccetti, ai paesani, ai civili, quelli che ha sempre difeso. A caso proprio, a caso, si mette a dar fuoco alla città. Questa è la cosa che ha meno senso in tutto Game of Thrones. Ancora meno dalla mano d'oro dei gemmi che ancora gli hanno fregata. E no, perché siamo tutti sceneggiatori fallate. Secondo sto ragionamento manco te poti che è bella. Che ne sai se è sceneggiatore te? Che ne sai che è bella? E allora, quando uno c'ha una domanda, che risposta del cazzo proprio. Siete tutti sceneggiatori? Sì, tutti, tranne D&D. Ma perché non c'è un motivo che uno per dar fuoco alla gente a caso? Te vuoi vendicare contro Cesira? Distruggi tutta la città? Tranne la Fortezza Rossa, che era la prima cosa che devi puntare, quella fra mezz'ora. E gli dai pure il tempo di scappare? Ma perché? Perché è impazzita. Ma impazzire non vuol dire faccio il contrario di quello in cui ho sempre creduto, perché sì. Per dare un motivo alla gente da ammazzarmi. Cioè, allora la prossima puntata Daenerys deve stare tipo proprio da legare. Se non si spiega, perché è proprio una cosa stupida. No, da matti. Comunque, morte e distruzione, fuoco, sangue e CGI. Eppure quelli per terra che si erano resi ammazzatissimi. John cerca di dirgli state buoni, ma nessuno te si è mai inculato. Non vedo perché iniziare ora. Anche i soldati del nord, di cui lui è il re, proprio sti cazzi. Cioè, boh, giustiziali tutti. E Verme Grigio so guarda male. Ormai lui è incazzatissimo. Ha perso Miss Andrea, se vuole sfogare. Un po' capisco. Sei stronzo, eh. Mante biasimo. Ma sei stronzo. Cesira sempre più. Oh fuck. Tiro
oppure non l'ha presa benissim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 iss
non so tirannosauri, ti vedono uguale. John capisce che sta andando tutto a schifio e poi salva una tizia random da un suo soldato del nord, che lui è il re, ma gli va contro uguale. Ma che fai contro il re? Ma proprio l'ormone vola insieme a Drogon, pure con la spada in panza. E John che gli fa: buono, vai morì e ciao, meglio così perché sei una merda. Quindi, però sta scena a caso proprio per farti vedere che John è bravo. Ma lo so. Cioè, vabbè. Intanto Daenerys continua a dar fuoco un po' a tutto a caso, tranne i protagonisti, le viette dei protagonisti ne via mai. Al piano sotto, Jaime, che non ha suonato le campane e se n'è sbattuto totalmente di quello che gli ha detto Tyrion, incontra Euron. Le coincidenze incredibili. Che ce fai qua? Vado da Cesira. Ormai si è rifatto una vita, non c'è posto per te. Siamo già andati sotto coperta, eh? Ti ho fatto vedere la prua. Non ho capito. Ma sono scoperto. Parli te, parli. Come sta Brienne? Sia io che lei abbiamo fatto degli errori, dai. E si battono per Cesira. Come li capisco? Vengo pure io. Daenerys intanto spacca pure la Fortezza Rossa. E gli hai fatta, porco Giuda. Con Drogon che non sputa fuoco, ma solide realtà. No, antimateria, non lo so. Ogni cosa si disgrega al suo passaggio. E la madò. E tutte le macerie cascano al piano di sotto, dove Jaime e Euron continuano a menasse. E Jaime con solo la mano sinistra sa rivaleggia con Euron. Ho i miei dubbi. Entrambi però perdono le armi. E allora qua Jaime ha avvantaggiato. Vai, pizze che amano d'oro. Vai, a pizze. Vai, Jaime, vai. Ok, fratturatissimo, morto. No, Euron pia un coltellino e zaccate sui reni. Spiacevole. Ha vinto Euron? Euron, the Dragon Slayer and the Slayer King Slayer. Il King Slayer Slayer. Cesira intanto continua a ripetersi che la Fortezza Rossa è il posto più sicuro che c'è, anche se Qyburn cerca disperatamente di fargli capire che non è per un cazzo. Guarda in faccia la realtà. No, no, Cesira, non piangere, si sistema tutto. Vabbè, andiamo. Cesira comincia ad accettare il fatto che forse, ma può essere no, sto giro ha perso, ha non vinto. Non è ancora detto, c'è ancora l'alto fuoco. E invece no, eccolo che schioppa in mezzo a tutto l'altro fuoco. Quindi c'è stava per davvero sotto la città, la roba ai tempi da Aerys. E sta esplodendo pure quello. Ah, rendi fiero papino. Il polipone e il leone intanto parlano. Euron mica gli dà il corpo di grazia. La sindrome di Oberyn all over again. E Jaime, mentre quello fa il monologo, se sé, cerca di raggiungere la spada. Ma Euron non è come Oberyn e lo zaccagna. E invece è come Oberyn, perché Jaime raggiunge la spada e lo infirza. E Euron ce crepa. Bravo, non mette in sicurezza Agil. Jaime senza una mano riesce a battere Euron. E io onestamente ce credo poco. Ma t'ho colpito pure io, t'ho fregato. Ma tanto stavo a morire per cazzi mia, quindi. No, sono il King Slayer Slayer. Ero contento te. È meglio essere il Dragon Slayer. Cioè, te potevi vantare più prima. Ed è il turno di Euron di lasciarci. Addio Euron, insegna agli angeli a non sospettare un cazzo quando Tyrion dice che sa del bambino, e morire pensando che il figlio sia tuo. Morto felice almeno. Un coglione, ma felice. Nel frattempo Daenerys sta andando fuoco a tutto, tranne nel posto dove sta Cesira. Tu dimmi se è normale sta cosa. Io dover credeci. Lasciamola da fuoco a tutto. Arya e il mastino imboccano nella Fortezza Rossa. Ci penso io, uccide Cersei, se devo aspettare Daenerys. No, vattene. Ma che sei scemo, sono arrivata fino a qua. Ma mo crollerà tutto e morirai. Ah, invece prima quando abbiamo schivato il drago e le macerie era tranquilla la cosa. Non ti rovinare così. Io ho pensato alla vendetta tutta la mia vita. Vuoi essere come me? A parte che sei bravo, quindi te butta giù così. Ma poi, ma porco Giuda, ma sono arrivata fino a qua. Sto al piano di sotto, sta là sopra Cesira. Dal nord sono venuta qua e mi fermo adesso. Ma che cazzo di senso? Abbraccino del mastino che copre tutto il resto. Per un folle attimo ho pensato che mo gli dava una capocciata, invece no. Il mastino saluta Aria con la tsunderata più tsunderata della storia delle tsunderate. Giappone, ma chi siete proprio? Mastino tsunderino, unica via. Se rimani qui morirai. Scegli la vita. TVB. No, TVB non glielo dice, ma lo pensa. E Aria rinuncia alla vendetta, alla lista, a tutte cose, perché Cesira c'ha altro da fa, c'hanno altri piani e non puoi ammazzarla. Ok Aria? Ok. Allora saluta il mastino con un grazie. Oh, beh insomma, un po' una scena così. Grazie, vabbè. Cesira scende le scale. Cesira cade scendendo le scale. Cesira cade salendo le scale. No, continuano a crollare tutte cose. E mi sono tagliato perché è stato proprio fatto apposta per ammazzare quattro comparse. Se no poi non sarebbe
sarebbe rimasta sola dopo, capito? Però lei ha retto solo grazie alla montagna. Date un aumento a quest'uomo! E infatti, ecco Sandor, sono venuto a darti a buona uscita. Altre 4 comparse da ammazzare per il discorso di prima. Perfetto! E finalmente, dopo 8 stagioni, il Klegen Ball! No? Rimani con la tua regina? Cuccia montagna! Va che facci? Scorpio negli spicci al castello. Osi ribellarti al tuo padrone? Quiburn imbruttisce la montagna. Brutta mossa! E addio pure a Quiburn, che come un novello babidi ci lascia per mano della sua creatura. E sono rimasti la montagna, il mastino e Cesira. Beh, vi lascio le cose vostre, eh? Avevi detto Klegen Ball? Sì, sì, vabbè. Perché so brava e compiacente. Tu che vuoi fare? Me vuoi ammazzare per far contenta Aria? No, capisci che non ha senso, l'hai mandata via apposta perché hai detto che io morirò sicuro, ma magari mo me ne vado, me salvo, che ne sai? Ho i miei dubbi, eh? Vabbè, ciao! E ci siamo! Klegen Ball! Fight! Parte l'elmo della montagna, che rivela la sua faccina non proprio bellina. Ormai magnatissima da decomposizione, non lo so. E poi ero io quello brutto, eh. Adesso Sandor è il fratello bello. Segue frase fattissima. Sei sempre stato marcio. Mammenatevi per cortesia. Ecco, bravi. Cesira va in giro sola e io comincio a sudare. No, salvate Cesira. Cesira non deve morire. E arriva Jamie. Sì. Le scene d'amore belle si rincontrano, si amano, si sono sempre amati. E Brienne l'ho fatto solo per il fanservice. E viamo a dire no ora. La svertina e poi torna dalla moglie, signori? Dai! Vabbè, ma abbracciate dopo però! Portala via! Al passaggissimo segreto! Dai, non posso vederci si piace! Mentre vanno, il Klegen Ball continua! Ed abbiamo un vincitore! La montagna ormai zombettina è resuscitata, tipo John, ma meglio. E lo sai perché? Perché è lui l'eletto, il prescelto. L'avevamo avuto davanti gli occhi tutto sto tempo e non ci abbiamo mai pensato. Finalmente l'abbiamo trovato. La montagna è Azor Ahai. Guarda che luce dietro. Guarda. Forse no, eh. Ma che è sta scena inutilmente epica per la montagna? Pare Gesù. Questo non abbasta per ucciderlo. Azz. Nel durante Aria se fa i giretti, perché qua rispetta la fortezza è completamente sicuro. Hai visto mia moglie? E come no? Ecco, Tatia, bella riposata, se sta sciallata. No, Porelli, cazzo, tutta questa morte mi sta a far diventare cinico. Ma poi Daenerys è mezz'ora che dà fuoco a tutto. Ma quanto è grossa sta città? Poro Drogon, poi. C'entro niente io, è mamma che me lo sta facendo fare. Si susseguono scene di Aria e il mastino che piano pizze alternatamente. Ma una mano è lì, pronta a salvare Aria. Una mano dal nulla in mezzo a una folla che la sta calpestando, ma lei non la calpestano. E chi è? Madre Coregazzina! Pure madre Coregassina, t'ha fregato il posto, gli dà pure la mano, santa subito. E poi si dividono, perché la folla fa cose. Il mastino sta perdendo il Klegen Ball. No! Dai, la montagna è zombettina, lo devi colpire alla testa. Alla testa, ok. Alla testa, il cranio, la calotta cranica, dove all'interno è situato il cerebro. Ma che sta a fare? Gli vuoi tagliare i tendini? Ma mica il titano femmina. La caposcia. La montagna si esibisce nel colpo Operin. C'è una mossa sola, c'è il pipì solo per quella. Ma Sandor, da cecato, ne la faceva prima che ci vedeva, riesce a pigliargli la capoccia e vince il Klegen Ball. No, la montagna si sta a levare pure il coltello dalla testa. Ma com'è possibile? Ma che Quiburn ha creato l'immortalità? Ma chi è? Ma questo è più forte del Night King? È Azor Ahai per davvero? Guarda la luce del signore che continua a filtrare. Guarda, che deve fare uno per ammazzarlo? La mossa è ripotte. Ma no, perché la mossa è ripotte? Ma spignilo! Mastino, nuuu! Nerf montagna però. Sequela dei morti, pure il mastino. Ciao. Addio mastino, insegna agli angeli ad essere ancora più buoni. Ma non darlo a vedere. Cazzo, che il mastino sia morto così, ci sono rimasto più male di quello che mi aspettassi, eh. Doveva sposare Sansa! Vabbè, l'alto fuoco continua a schioppare. Almeno liberiamo la città da tutte ste armi pericolose. Ha fatto bene Daenerys. No, ma de che? Jon ordina la ritirata. Ma se non te sei inculato nessuno prima, perché dovrebbero ora? Sai sì che dovrei giustiziare tutto il cazzo di esercito, vero? Che non te danno retta, fanno come gli pare, beh? Lo sai sì! Aria è sopravvissuta, ho perso il conto delle esplosioni ed è coperta di cenere. La piccola fiammifera Aria sbratta un po', ma gliela fa. Ma una torre ce l'ha con lei! Ma sa che è proprio la campana...
Morta? No, ho capito che non morirà mai, ma basta allora sprecare esplosioni per lei, no? Se sa come riesce a trovare un posto sicuro. E chi ci trova dentro? Madre con ragazzina! Ma che cos'è, una maledizione? Vergogna numero due. Loro stavano tanto bene là. Arriva lei, pezzo terminator. Vieni con me se vuoi vivere. Che fuori esplode e crolla tutto. E loro ci vanno, fidate. Niente, Aria c'è là con sta famiglia. Ma lo fai apposta, Aria. Saticaria. Infatti guarda, oh, escono. Uno, due, tre. Distrutta la madre. Ma questa è una sottotrama comica. Oh, 3 secondi. Vieni se no crepate. Ma aspetta la transizione almeno. Prendimi via. Psh, distaccamento di ragazzina da madre. Psh. Ma la ragazzina ha capito che non bisogna mai sottovalutare uno Stark per quanto riguarda armori male. E la manna a fanculo. Ma te ma ti fai cazzi tu e Dennis c'ho puntata che ci sta a devastare la vita. Brava ragazzina. E Drogon tutto a fuoco. Addio madre con ragazzina. Eppure Aria cazzo. Per forza. Il fuoco è arrivato pure a lei, eh. Oh, vedremo. Jaime con una coltellata sul fegato da 20 minuti c'ha una nonchalance invidiabile. E porta Cesira verso il passaggino segreto che è crollato. Ma dai cazzo. Jaime, voglio che il nostro figlio viva! E ci potevi pensare prima, eh. Onestamente ci potevi pensare prima. Ma quindi il fatto che beveva vino era solo perché gli andava. È incinta veramente. Se non beveva magari non gli faceva Nago Euron, capito come? Non lasciarmi morire, Jamie. Ha risposto di prima. Ma comunque no, eh. Se risolve Cesira, tranquilla. Famo scherzi. Guardami. Nothing else matters. Perché mi citi Metallica? Perché così te distrai. Mentre crolla tutto. No, crolla fino a là. Fine. Non è morto, no? Basta. Basta! Jamie è inciampato, morto, sti cazzi. Cesira si salva attraverso un buchetto che si è creato nel passaggio. Ed ora vive felice a Pentos, coltivando gerani. Fine! No, Cesira e quell'altro, sì, sei chi se ne frega. Tizio che si tromba Brienne a caso e poi dichiara il suo super amore a Cesira. T'hanno scritto bipolare. Fanno splat. Ma si è spezzato qualcosa dentro. Cesira muore. Tecnicamente è morta con le braccia del fratello attorno al collo, il Valonquar qua roba là. Ma in realtà macerie e Valonquar. Il finale a Groverfield. Lutto Nazio Lannister. Ecco, è dovuto succedere. Porca, sto male. Almeno una morte bella. Almeno è morta bene, dai. Tra le braccia del fratello marito. E nessuno si è vendicato. A tutti a di chi sai che l'ammazza. Nessuno l'ha zaccagnata. Tia a tutti, tia, tia. Ne parliamo meglio dopo, perché adesso dobbiamo vedere che fine ha fatto Aria, che è viva ovviamente. E certo, solo lei poi, eh. Solo lei. Ma mettemi un paio di comparse dietro. Almeno ci credo di più, no? Qualcuno è sopravvissuto, un pochi, che ne so. E ignifuga pure lei. La madre con ragazzina hanno fatto una finaccia. E si è conclusa questa missione secondaria. Distruggi questa famiglia. E come se ne andrà? Un cavallo. Il cavallo Targaryen, tipo quello da stagione 1 da Cale Springs. Ma che era barzelletta. Ci sono Aria, gente bruciata e un cavallo ad approdo. Se lo accarezza, piccolo angelo. Sto cominciando a sospettare che sia lei il piccolo angelo. E che sia tutta una roba onirica. Che sia morta pure lei. Ma che ne so, guarda. Fatto sta che zompa sul cavallo, olio Quarrel e seda. Molto poetica. Non ha senso perché da dove è sbucato sto cavallo. Perché sei viva solo te. Ma poetica. E fine. In sta puntata sono successe le cose brutte. Daenerys ha sbroccato. Ha senso. Dà fuoco ai paesani. E tutto intorno a Cesira. Tranne che a Cesira non ha senso. Ma passa tutto in secondo piano. Perché è successo quello che non doveva succedere. Diamo l'ultimo salutissimo a Cesira, la regina divina. Doveva morire, ok, ma sempre troppo presto. Cesira è stata la regina di Game of Thrones. Altro che Marghe voglia essere la regina. Cesira lo è stata. Perché è stata sempre lei sul trono, se ci pensi. Non si è mai mossa da approdo, cazzo, in 8 stagioni. L'unico personaggio sempre fisso là. Tranne la prima stagione, la prima puntata della prima stagione. Quando è successo il bordello con Bran. In pratica lei ha fatto scatenare casino. Ed è tornata a casa a vedere tutte ste barbone, tipo che gatto Daenerys che sta facendo i giretti, tutti a farsi i giretti, e lei sulla sedia. È stata lei la regina vera. Bisogna stacce, la donna che ha sempre fatto come
come cazzo gli pareva. Una donna sincera nel suo essere infame. Sinceramente stronza. Ti ho amata dal primo innocentino che hai fatto secco. Ah, e ti ho amata adesso che t'è cascata una tegola in testa. L'avevo predetto in una live. Destino beffardissimo. Io ho fatta la profezia. Scesi la rana in Tenzifris. Ma io scherzavo. Il nome di quest'epoca del trono è stata Cesira. Addio Cersei. Regina per 8 stagioni di seguitissimo. Tranne l'ultima puntata. Sigate. Grazie Elena per far Cesira. Te ci sei messa. De buona Elena. Per me la serie è già finita.